Lodo Guenzi al lavoro con la squadra dei gruppi dell'edizione 2018 di X Factor. Le primissime immagini sono state diffuse ieri sera su Sky 1, al termine degli home visit del talent Sky prodotto da Fremantle. Seveso Casino Pelas, Red Bricks Foundation e gli iraniani Bowland, che sono i concorrenti arrivati fino alla fine del percorso di selezione, hanno da subito accolto con grande entusiasmo il nuovo giudice e loro nuovo mentore, con cui sono già al lavoro da qualche settimana. Siete il motivo per cui sono qua, perché Asia è stata brava e voi siete una figata, ha esordito Lodo complimentandosi per le scelte fatte con Asia Argento che ha selezionato e portato fino alla fase live i concorrenti della squadra dei gruppi. I ragazzi hanno avuto modo di condividere le proprie idee, e di ascoltare quelle del loro nuovo giudice, e si sono dimostrati felici all'idea di iniziare con lui questo percorso. Guenzi si è dimostrato pronto a guidarli e valorizzarli ma lasciandoli più liberi possibile, almeno all'inizio sarò molto presente. Poi però sarete voi a dirmi cosa riterrete sarà meglio per voi, ha detto ai ragazzi il leader dello Stato Sociale. Punto dalle prime immagini rilasciate sembra insomma che nel loft di X Factor ci sia un bel clima da cui partire per il lavoro di preparazione per i live che inizieranno il 25 ottobre. I Seveso Casino Pelas hanno infatti dichiarato di sentirsi capiti dal loro nuovo mentore, i Bowland di non vedere l'ora di iniziare a lavorare con lui. A mostrare, in un primo tempo, una certa distanza dal mondo musicale del nuovo giudice di X Factor sono stati i Red Bricks Foundation, che hanno però subito messo da parte la diffidenza iniziale una volta conosciuti i riferimenti musicali di Lodo, che fra i suoi idoli ha menzionato anche Pete Doherty, uno dei modelli del giovane gruppo romano capitanato da Lorenzo Sutto. Sono fra amici a fare quello che mi fa stare bene, il rock and roll, ha concluso Guenzi, atteso ai live assieme ai colleghi Fedez, Manuel, Agnelli e Mara Maionchi da giovedì prossimo, 25 ottobre, su Sky 1.1.247.000 spettatori medi per gli home visit. Con gli home visit si chiude la fase di selezione di X Factor 2018. Sono stati selezionati i 12 concorrenti che da giovedì prossimo alle 21.15 su Sky 1 si sfideranno nelle puntate live del Talent Sky prodotto da Fremantle. La puntata di giovedì sera è stata vista su Sky da 1.247.000 spettatori medi e 1.981.000 spettatori unici. Nella fascia del programma, Sky 1 è stato l'8 gradi canale nazionale con il 4,66% di share e il 5 gradi canale nazionale tra il pubblico da 15 a 54 anni con il 7,85% di share. In Toscana Fedez, alla guida degli over, ha scelto Matteo, Renza e Naomi. Mara Maionchi ha portato gli under uomini in Provenza, dove ha voluto in squadra Marco, Leo ed Emanuele. Manuel Agnelli è volato in Belgio e per le under donne ha selezionato Cero, Luna e Martina. Le band sono state selezionate da Asia Argento tra i fiordi della Norvegia. A spuntarla sono stati i Bowland, i Seveso Casino Pelas e i Red Bricks Foundation. Al termine della puntata sono andate in onda le primissime immagini di Lodo Guenzi, che a partire dal prossimo giovedì sarà alla guida della categoria gruppi. Il nuovo giudice ha incontrato nel loft i ragazzi della sua squadra, uno dei momenti in cui i concorrenti hanno avuto modo di condividere le proprie idee e di ascoltare quelle del loro nuovo giudice, e sono dimostrati felici all'idea di iniziare con lui questo percorso. Sui social X Factor è stato ieri il programma TV più commentato con 364.766 interazioni complessive, di cui il 76% generate su Instagram. Su Twitter l'hashtag ufficiale cancelletto XF12 con 5.517 citazioni è entrato nella classifica dei trending topic italiani e vi è rimasto fino a questa mattina. Fonte Nielsen / Trend 24 riproduzione.